Lumezzane segna 11 gol in trasferta alla San Benedettese, ma chiude l'andata al terzo posto, a 8 punti dalla capolista Bologna. Anche se manca tutto un girone, si tratta di un margine consistente, soprattutto perché le felsine di Bragantini non sembrano avere nessuna intenzione di rallentare. Ne sa qualcosa la Jesina, superata per 5-0 in casa dalle Emiliane. Da raccontare però è anche la prestazione del Lumezzane sul campo di Grottamare, dove è emersa tutta la differenza di valori tra le due squadre, ma anche il desiderio delle ragazze di Nicoletta Mazza di far dimenticare il pareggio della settimana precedente con il Villorba, che ha rappresentato sicuramente una mazzata per le ambizioni del team rossoblù. Contro la Sammenettese è scorpacciata di gol per Roberta Picchi, che ne ha realizzati ben 5. In rete 3 volte anche Camilla Ronca, ferma da un po' di tempo per guai fisici. Mentre una doppietta l'ha messa a segno pure Vavassori. Ultimo dei gol, quello realizzato da Scarpellini. Domenica per il Lumezzane c'è la trasferta a Venezia contro la seconda squadra lagunare del girone, già sconfitta all'andata per 5-2. Chi è Stella Cancarini? Stella Cancarini è una ragazza con non tantissime passioni, ma che si dedica molto volentieri, con molta dedizione in quello che fa, soprattutto nel calcio, che è la mia più grande passione da sempre. E avrai un sogno nel cassetto? Sì, il mio sogno in realtà è sempre stato quello di fare la calciatrice, poi con il tempo è messo lì, però diciamo che lo sto ancora inseguendo. Allora, c'è un momento della tua carriera che ricordi con particolare piacere, anche se è una carriera breve Sì, per il momento. la Coppa Lombardia che abbiamo vinto lo scorso anno, appunto con la maglia del Lumezzane. La squadra del cuore e il campione preferito? Allora, la mia squadra del cuore è il Milan, da sempre. E il mio campione preferito è per ruolo direi Donnarumma. Zane perché? Mi sento legata a livello di territorio, di persone a questa squadra, a questo ambiente.